Buonasera, buonasera a tutti. Aggiornamento del 9 aprile. Riprendiamo questo aggiornamento e vi devo dire anche con insomma, un po' di preoccupazione, semplicemente perché i casi registrati oggi sono per Campobasso 9. Sono 9 nuovi casi. Sono casi, almeno ancora una volta, diciamo così, la parte positiva è che sono tutte persone già in isolamento perché praticamente tutte avevano avuto un contatto con un positivo e che a distanza di ben 10 giorni hanno sviluppato, diciamo così, la sintomatologia tipica. Teniamo sempre conto che il numero dei tamponi è aumentato fortemente, quindi, è normale che in qualche modo ci sia un'impennata dei casi registrati. Però ribadisco, dati alla mano, quindi, vedendo i nomi e vedendo i collegamenti, si tratta appunto di persone che per fortuna erano tutte in isolamento fiduciario perché avevano avuto un contatto con un positivo, ma che fino ad oggi non avevano manifestato, almeno fino a qualche giorno fa, non avevano manifestato nessuna sintomatologia. Quindi questo ci lascia ben sperare sul fatto che appunto si tratti di casi già contenuti in ambienti familiari. Infatti sono tutte persone legate in qualche modo ad altre persone o comunque a gruppi già noti. Va fatta una ulteriore raccomandazione, tenete conto che visto il periodo così lungo che ormai stiamo vivendo di isolamento domiciliare, questi 9 nuovi casi devono per forza di cose provenire da ulteriori isolamenti, perché se così non fosse significherebbe che quello che stiamo cercando di farvi capire evidentemente non sarebbe compreso, perché se si tratta di qualcuno che ha magari rotto l'isolamento o peggio ancora sta tenendo quindi dei comportamenti sbagliati, allora non si comprende quanto è delicato il momento. Io non lo so se il numero di morti complessivo che è stato registrato finora in Italia riesce a far comprendere qual è la gravità della situazione. Evidentemente non sono bastate per qualcuno le sanzioni, non sono bastate le minacce e questo purtroppo è quello che oggi paghiamo. Le persone in isolamento invece sono 8, sono ancora una volta collegate a questi 9 nuovi casi di positività e anzi per la verità sono 7, ne ho calcolato uno in più. E quindi questa è la situazione complessiva che si registra oggi nella città di Campobasso. Veniamo a domani, venerdì. Come più volte detto, come già anche comunicato dalla Curia, non esisterà nessun tipo di processione o manifestazione o altro tipo di manifestazione che dir si voglia e che preveda in qualche modo la violazione dell'isolamento domiciliare. Quindi si resta in casa. E quindi si potrà assistere a quel momento di preghiera voluto da Monsignor Brigantini direttamente dalle proprie case perché ci saranno appunto delle dirette televisive. La raccomandazione è si resta in casa e quindi non si prende parte a nessun tipo di manifestazione diversa da quella che appunto vi è stata già comunicata. Mascherine, si è diffusa una notizia rispetto alla quale anche per Campobasso ci fosse l'obbligo, vigesse l'obbligo delle mascherine. Allora, ci sono due aspetti che spero ormai siano chiari. Innanzitutto, le mascherine e il problema di indossare tutte le, diciamo così, mascherine contenitive o chirurgiche si porrà nel momento in cui si inizierà ad allentare l'isolamento domiciliare. Allora, sì che vedrete che le disposizioni governative nazionali prescriveranno ad ognuno di noi la necessità di appunto coprirsi il volto. Fino ad allora, posto che la regola generale è l'isolamento e posto che la migliore mascherina possibile, lo abbiamo detto più volte, è il distanziamento sociale, non si ritiene di dover adottare un provvedimento di questo tipo, anche perché metteremo in crisi tante persone che magari o non hanno, appunto, non c'è ancora la possibilità di acquistarle, o che quindi hanno difficoltà a reperirle. La buona norma è comunque coprire il volto e attenzione, ancora una volta lo voglio ribadire, a prodotti che seppur coprendo il volto non garantiscono nessun tipo di barriera fisica vera alla diffusione del virus. In buona sostanza, non vorrei mai che
con muniti di, diciamo così, questi dispositivi di copertura, si ritornasse, diciamo così, a uscire con più frequenza o ad avvicinarsi alle persone. Quindi, anche in presenza di bende o di altro tipo di, diciamo così, mascherina che copre il volto, ricordatevi il distanziamento sociale. Questa è l'unica regola. Non lo dice il sindaco di Campobasso, ma lo dicono eminenti scienziati, proprio perché è l'unica vera barriera alla diffusione del virus. Ci avviamo appunto alla settimana di Pasqua. I supermercati saranno chiusi nella giornata di Pasqua, come è giusto che sia, anche per dare il giusto riposo a tutte le persone che sono impegnate appunto nell'offrire questo servizio importante agli operatori, anche agli operatori sanitari che giustamente fanno dei turni massacranti e devono avere la possibilità di poter accedere ai supermercati, ma in generale per tutti. L'opportunità di chiudere anche nella giornata di lunedì è stata valutata con la Prefettura di Campobasso e in ossequio alle disposizioni legislative nazionali, in sostanza si è ritenuto di consentire, seppur per sole ragioni di necessità ed urgenza e seppur limitatamente alla mattinata di lunedì, l'apertura, ma vi spiego anche perché, pur consapevoli della, diciamo così, della legittima voglia delle persone che lavorano all'interno di questi supermercati di riposarsi, tuttavia con la prefettura ci siamo resi conto che 2 giorni consecutivi di chiusura possono provocare degli assembramenti proprio il sabato o perché no domani. E quindi al fine di limitare, diciamo così, che le persone, avendo come orizzonte 2 giorni di chiusura, si ritiene appunto di dover dare la possibilità per 6 giorni a settimana appunto di potersi recare al supermercato, fermo restando che al supermercato, in questo caso, copritevi il volto quando appunto entrate in luoghi chiusi e dove il distanziamento sociale diventa difficile, ma soprattutto andateci poche, pochissime volte, possibilmente una volta a settimana. Io mi auguro di avervi detto tutto e così come mi auguro di fare meno dirette possibile perché evidentemente non ce n'è bisogno e perché evidentemente registriamo meno casi. La giornata di questa serata quindi si chiude con queste notizie. Non posso che dirvi, teniamo duro, conserviamo quello che abbiamo, diciamo così, ottenuto. Veniamo da 2 giorni praticamente con casi zero, però ribadisco, basta un comportamento sbagliato per di nuovo farci ripiombare nella paura. Vi voglio soltanto dire che questo è quello che sta avvenendo anche in Cina, che per molti è stata riportata come esempio, ma che purtroppo ci sono anche lì delle ricadute. Quindi è fondamentale arrivare innanzitutto a stabilizzare i nuovi casi, quindi evitare che ce ne siano altri, quello che si chiama per gli esperti il famoso picco, per poi iniziare lentamente a riprendere un po' di libertà. Buona serata a tutti, grazie.